Salve a tutti maniaci del collezionismo e benvenuti in Figure Maniaci TV! Oggi è finalmente tra noi per la linea Imagination Works Bandai dedicata a One Piece, il fantastico Luffy. Andiamo subito a vedere la scatola qui di fronte al nostro Luffy meraviglioso. Ai lati abbiamo le foto del nostro Luffy e nel retro abbiamo le varie pose che possiamo dare alla nostra figure. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirlo subito. Oh, ed eccoci qui con il nostro fantastico Luffy fuori dalla scatola. Andiamo subito a vedere gli accessori. Partiamo dalla basetta gigantesca di Imagination Works. Guardate che meraviglia, è gigantesca. Io non la monto perché, come ben sapete, non amo le basette. Poi abbiamo quattro volti intercambiabili. Abbiamo un volto serio, bellissimo, e vi starete chiedendo ma perché mancano gli occhi. Dopo vi farò vedere. Abbiamo un volto sorridente, un altro volto serio e un volto incazzatissimo, veramente fatti benissimo, guardate che dettagli. Ovviamente mancano gli occhi perché li abbiamo intercambiabili e questa cosa qui è una cosa meravigliosa, e potremo mettere gli occhi che vogliamo in ogni volto. Guardate qui, sono fatti benissimo. Poi abbiamo i due capelli di paglia, ne abbiamo uno con i due buchi appositi per inserire i laccetti in questo modo qui, ecco qui. E ne abbiamo uno così e uno un po' più lungo in questo modo qui. Veramente bellissimi, guardate che dettagli che hanno questi cappelli, sembrano veri. E poi il secondo cappello serve da mettere alla nostra figure. Poi abbiamo la testa intercambiabile per quando vogliamo mettere il cappello al nostro Luffy. Guardate che meraviglia. Poi abbiamo due paia di mani più uno normali. Guardate che dettagli che hanno queste mani in tutte le venature. Guardate che meraviglia. Altre due mani a palmo aperto ma con il pollice chiuso, fatte benissimo anche queste qui. E per finire una mano per tenere in mano il cappello. Ovviamente abbiamo anche tre paia di mani nere, guardate che meraviglia, abbiamo questa a palmo aperto, questa qui a palmo chiuso e quelle lì a pugno. E ovviamente se abbiamo queste abbiamo anche le braccia intercambiabili, veramente favoloso. E ultimo e non per importanza, il giaccone del nostro Luffy, che dentro ha il fil di ferro, come potete vedere lo mettete come volete, e qui ha il gancetto da agganciare, vi faccio vedere in questo modo qui, al nostro Luffy, ecco qui, guardate che spettacolo. Andiamo a vedere più nel dettaglio il nostro Luffy e devo dire che qui Bandai ha fatto un lavoro clamoroso, penso sia la figure più bella mai fatta del nostro Luffy, guardate che spettacolo, qui abbiamo i muscoli in gomma morbida, favoloso, il giacchetto in tessuto è favoloso, qui abbiamo i bottoni, anche questo ha il fil di ferro dentro per metterlo come vogliamo, i dettagli dei pantaloni e della cintura sono favolosi, guardate che meraviglia, e anche i piedi sono favolosi. Per cambiare il volto vi basterà semplicemente rimuovere la frangia, rimuovere il volto in questo modo qui, inserire quello che più vi piace e reinserendo la frangia il gioco è fatto. Passiamo all'articolazione del nostro Luffy, il polso può andare giù, può andare su, può ruotare, doppia articolazione qui al gomito, rotazione qui al bicipite, il braccio può andare giù, può andare su, può andare avanti, può andare indietro magnificamente, butterfly joint qui alla spalla, le gambe si aprono perfettamente, possono andare avanti, possono andare indietro molto molto bene, rotazione qui alla coscia, doppia articolazione qui al ginocchio, il piede può andare su, può andare giù, può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, piegamento qui alla punta, il busto può ruotare qui sotto e leggermente qui sopra, può guardare in giù benissimo e in su ancora meglio, la testa può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, può guardare in giù benissimo e in su ancora meglio. Passiamo all'altezza del nostro Luffy che misura 18 cm con la punta dei capelli. Andiamo a paragonare alle prime due uscite della linea Imagination Works, ovvero a Goku e Vegeta, che se vi siete persi il video di Vegeta lo trovate qui in alto a destra. Poi per la linea Dajin Model GT lo andiamo a paragonare al fantastico Ichigo Kurosaki First Bankai, che se vi siete persi il suo video recensione lo trovate sempre qui in alto a destra. Poi per la linea SH Figures dedicata a Jujutsu Kaisen lo andiamo a paragonare ai fantastici Yuta e Megumi, che se vi siete persi il loro due video recensione vi lascio la playlist qui in alto a destra. Poi per la linea SH Figures dedicata a Naruto lo andiamo a paragonare a Naruto, Sakura e Sasuke, che se vi siete persi i loro tre video trovate sempre la playlist qui in alto a destra. E per finire, come sempre, lo andiamo a paragonare al nostro immancabile Goku, Saiyan Rise on Earth, SH Figures. Passiamo ai voti del nostro fantastico Luffy, e io sono rimasto a bocca aperta perché questa action figure è veramente fantastica, quindi io gli do un 10 pienissimo. Posso benissimo dire che questa è l'action figure migliore mai realizzata di Luffy. Volti da paura, possibilità di ricambio occhi,
parti intercambiabili con il gear, vestiti in tessuto che, come ben sapete, io adoro, articolazioni paurose e dettagli fantastici. Quindi, che dire, se siete degli amanti come me di One Piece, questa action figure non può assolutamente mancare nella vostra vetrina. E con le prime tre fantastiche uscite per la linea Imagination Works concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo che se volete acquistare queste action figure e tante altre vi lascio qui sotto in descrizione il link del mio amico Andrea Mazzoleni. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Figure Mania CTV è tutto. Vi lasciamo al video dalle pose. Ciao ragazzi!